Oggi è una giornata davvero lunga, lunga, lunga. Stamattina con lo GP di Suzuka, campionato, Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti. È stata davvero una giornata impegnativa. Però siamo sempre qui concentrati, sempre qui sul pezzo. Altra cosa importante, iscrivetevi al canale e dateci supporto. Ci dovete supportare perché grazie a voi questo canale cresce, però ci dovete dare una mano. È fondamentale che voi ci date una mano, perché se voi ci date una mano, questo canale cresce. Se non ci date una mano, il canale sta sempre fermo e passi in avanti non lo possiamo fare. Però grazie a voi il canale può sempre crescere di più. Allora, cosa dobbiamo dire? Mi sembra la corsa scudetto lo scorso anno. Quella che il Napoli scappava e tutte le inseguitrici, attenzione, c'è la Roma che sta giocando Lukaku, niente, Cristante, no, perché ancora sta giocando Roma-Torino, mi ero dimenticato di dirvelo, e stanno 1-1, attacco della Roma. Vi stavo dicendo, sembra il campionato dello scorso anno dove il Napoli scappava e le inseguitrici si autoeliminavano a vicenda. Quest'anno, prima il Milan, o la Juve, lo stesso Napoli, la Roma che pareggia. Mi sembra lo stesso campionato con l'Inter che scappa via. Con l'Inter che scappa via e le altre si vogliono autoeliminare a vicenda. Attenzione, ultimo attacco, attenzione. Ora attacca il Torino. La Roma è stata presa in contropiede. Attacca il Torino, vediamo. Oh, vediamo, no, vediamo, vediamo, niente, 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 attacca il Torino, Zapata, niente, c'è un fallo dall'arbitro, non lo fischia, mo attacca la Roma, contropiede, è una bella partita, devo dire, Roma-Torino è una bella partita, contropiede, è davvero bella, tutti e due allenatori vogliono vincere, tutti e due hanno messo tutti gli attaccanti che hanno, vi stavo dicendo, la partita del Bologna, è stata una bella partita del Bologna. Dopo la scoppola contro il Milan è tornato il Bologna dello scorso anno, ha trovato Orsolini, i nuovi acquisti sono subito integrati alla grande e dobbiamo dire che una Roma è una squadra compatta, è una squadra che riesce a giocare. Per esempio oggi al Napoli l'ha messa in difficoltà, poiché il Napoli non è quello dello scorso anno, cara, attenzione, ogni volta che cominci a parlare. Attenti, attacco a vuoto, calcio d'angolo. Il Napoli non è quello dello scorso anno. Osimhen non è quello dello scorso anno. Me lo sono preso io a Fantacalcio. L'ho pagato, l'ho strapagato. L'ho strapagato. Da quando l'ho preso, non segna più. Non segna più. Il portiere che mi segna. Prova a vedere per il gol in Champions. Che Osimhen. Attenzione, questo calcio d'angolo. Vogliamo guardare calcio d'angolo. Niente, è battuto proprio male. E vi stavo dicendo, Osimhen è sfortunato che ha preso anche una traversa e poi calcio di rigore. Quando mai Osimhen sbaglia e tira un calcio di rigore del genere? Mi dovete spiegare. Almeno è 3 anni che è in Serie A. Quanti anni? È 3-4 anni che è in Serie A. Mi dovete spiegare quando mai avete visto Osimhen tirare. Io quando ho visto tirare quel calcio di rigore, lo so che sono una persona che pensa sempre male delle altre. Però pensate che lo faceva apposta, voleva dare voleva mandare un messaggio chiaro all'allenatore. Attenzione, niente, fallo sul portiere. Fallo sul portiere. Nel senso, voleva mandare questo messaggio a Garcia. Qui comando io. Intanto Garcia sta facendo la bruciata. A Genoa sostituisce Caraschei e Caraschei lo manda a quel paese. Oggi sostituisce Osimhen e lo manda a quel paese. Perché Osimhen è uscito nervoso? Perché Osimhen voleva giocare con la seconda punta. Cioè stava attaccando. Non mi togliere. Non mi to non togliere Osimhen per poi mettere Simeone a 5 minuti dalla fine. Mi toglie. Perché poi a 5 minuti dalla fine io non riesco a capire i cambi. Fuori Osimhen, dentro Simeone, fuori lo Lobotka, dentro Caiestan. Che cambi fa? Tu stai cominciando, devi attaccare, fai che attacchi. Ti puoi difendere benissimo, però stai attaccando, stai cercando la vittoria.
cercala, fai in ogni modo di trovarla, invece niente, invece niente, invece come che si è accontentato. Poi il rigore, io ho il dubbio che Osimhen l'abbia fatto apposta, però è un mio pensiero, perché io non ho mai visto tirare un calcio di rigore così brutto ad Osimhen. Poi andiamo a vedere un po' di statistiche: possesso palla 49-51, tiri 5-12, tiri in porta 2-4, tiri fuori 1-6, tiri fermati 2-2, attacchi, andiamo a controllare gli attacchi, 86-103, attacchi pericolosi 33-62. Oh, che stava facendo Zelensky con l'Oriente, un autogol pazzesco, è stato fortunato. Qui la Roma è stata davvero fortunata, perché se la prendeva un po' bassa faceva un autogol pazzesco. 5 minuti alla fine e c'è un calcio d'angolo per il Torino, 5 minuti alla fine, 1-0-0, che da due domande, anzi vogliamo due domande ci dà questo 0-0. Prima di tutto che il Bologna è una bella squadra, è allenato da un grande allenatore. Seconda cosa, la crisi di Kvaratskhelia e la crisi di Osimhen. In questo momento le due colonne dello scudetto dello scorso anno sono in crisi. Non capisco se ce l'hanno con l'allenatore, non capisco cosa succede, però sono davvero in crisi. Invece l'altra partita, che ancora si sta sviluppando, Torino-Roma, è una bella partita, una fra due squadre che se la stanno giocando. Stavolta nessuno può rimproverare niente a Mourinho. Mourinho ha cercato in tutti i modi di vincere la partita, addirittura ha messo anche Belotti. Dall'altra parte è finita in questo momento 1-1. Dall'altra parte abbiamo avuto Juric, che a un certo punto ha messo tutti gli attaccanti, Pellegrini, Zapata, Sanabria, ha messo tutti gli attaccanti che aveva, e su quel calcio d'angolo, quel calcio di punizione, che secondo me è stato fatto un errore grave dai giocatori della Roma, perché il giocatore del Torino, tu sai che il Torino sui calci piazzati è difficile da marcare, è quasi impossibile. Vai a commettere quel fallo, c'è stato quella calcio di punizione perfetta, signori miei, è stato quel calcio di punizione perfetto da Ilic e Zapata, da uomo d'aria, fa il suo primo gol in questo campionato con la maglia del Torino. Un gol davvero da attaccante puro, da Zapata dei tempi belli. Un 1-1 che secondo me non ha contento nessuno dei due, perché la Roma non fa quel salto che tu ci aspettavamo, il Torino resta sempre in quella posizione. Il Torino ha fatto una bella campagna acquisti, questo nessuno lo può negare, però è sempre in quella zona di metà classifica. La Roma deve fare il suo salto di qualità e per l'ennesima volta non lo fa. Poi ormai abbiamo capito il gioco della Roma, palla a Lukaku, sperando che Lukaku fa sponde, fa sportellate da pallone. Dybala non mi è piaciuto oggi, poco concreto, però ha giocato 90 minuti già in un campo come quello del grande Torino, che Dybala ha fatto 90 minuti e tanto, perché vedendo il campo è davvero un campo di patate. Della Roma si può dire che ha giocato, tutti hanno giocato bene, no? Secondo me non c'è nessuno oggi che ha giocato male, no, hanno giocato tutti bene. Per esempio ha giocato bene pure Mancini, perché la Roma si presenta col 3-4-2 con Indica, Loriente e Mancini, Christensen, Paredes, Cristante, Spinazzola, El Shaarawy, Dybala e Lukaku. Il Torino si presenta a specchio, gioca a specchio con Milinkovic Savic, Rodriguez, Buongiorno, ottima partita. L'unico errore di tutta la partita di Buongiorno è stato che poi gli è costato il gol. Shures, Lazzaro, Ilici, Temezzi, Bellanova, Zac, Radonovic e Zapata. Si può dire che una bella squadra, una bella partita, tutte e due se ne vanno con un punticino ciascuno e testa già al frasettimanale di mercoledì. E dopo, se non mi sbaglio, signori miei,
già sabato o sabato domenica c'è il derby di Torino. E questo è brutto. Se noi giochiamo come se noi in questo momento, perché la Juve si trova a giocare con il Lecce che sta facendo un calcio tipo quello inglese, e dall'altro un Torino. Se il Torino è questo, mi fa paura. Non lo so, mi fa paura. Noi troviamo nel momento giusto tutte le squadre. Comunque, complimenti a tutte e due le squadre per aver fatto una bella partita. Peccato che sto vedendo la stessa storia dello scorso anno. Una squadra che scappa via e le altre si autoeliminano. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!